Eder. Mac. Pallister. La vicenda dell'omicidio della giovane mamma di Ravarino, Alice Neri, ha occupato le cronache italiane, con un processo che ha visto protagonisti vari attori del sistema giudiziario e mediatico. Mohamed Galoul, imputato principale, sta affrontando un'accusa grave di omicidio volontario e distruzione di cadavere. Nel corso della lunga udienza tenutasi ieri davanti alla Corte d'Assise, Galoul ha rilasciato dichiarazioni spontanee, ribadendo la sua innocenza. L'imputato ha sostenuto che i pantaloni indossati la mattina del 18 novembre 2022, a poche ore dal delitto, fossero gli stessi che portava la notte del crimine. Secondo il perito della difesa, rappresentato dall'avvocato Roberto Vini, le macchie di vernice e le pieghe sui jeans confermerebbero questa tesi. Tuttavia, la procura e il luogotenente D'Agostino hanno contestato questa affermazione, sostenendo che i pantaloni indossati la mattina fossero diversi da quelli indossati la notte del 17 novembre. Durante l'udienza, il luogotenente D'Agostino ha presentato una dettagliata ricostruzione delle indagini, basata su mappe, filmati delle telecamere e dati delle celle telefoniche. Le immagini acquisite da 23 telecamere pubbliche hanno fornito una mole significativa di prove. 1800 ore di registrazione e oltre 75 giorni di filmati esaminati. Tra le prove cruciali, è emerso un video che mostra Galoul camminare in Concordia la mattina del 18 novembre. Inoltre, il borsello sequestrato nella sua camera da letto conteneva tracce di olio esausto, presumibilmente utilizzato per appiccare il rogo all'auto della vittima. Un elemento di grande rilevanza è stato lo scoop della Gazzetta del 10 dicembre 2022, dove la giornalista Stefania Piscitello riuscì a intervistare Galoul mentre era all'estero. Durante la telefonata, Galoul affermò di aver chiesto un passaggio a una ragazza bionda, ma negò di conoscere Alice Neri. Questa conversazione è stata utilizzata dalla procura per dimostrare la presenza di Galoul nell'auto della vittima. Il luogotenente D'Agostino ha fornito una cronologia precisa degli spostamenti di Galoul e della macchina di Alice Neri, basata sulle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza e sulla mappatura del segnale GPS del cellulare di Galoul. Ore 3:23, i dati della cella telefonica collocano Galoul allo Smart Cafe di Concordia ore 3:30, Galoul viene ripreso mentre si dirige verso l'auto di Alice ore 3:40:22. La Ford Fiesta di Alice si immette a bassa velocità in via per Mirandola ore 4:04:01:05:12, la macchina passa tre volte davanti alla casa di Galoul a Vallalta senza fermarsi ore 4:05:05. L'auto è ferma in via Forella vicino all'argine verso le 5:12, l'auto si dirige verso Fossa, giungendo infine in via Grifona, dove viene data alle fiamme. La difesa ha cercato di evidenziare errori nelle indagini, come il ritardo nella richiesta delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza del comune di Concordia. Tuttavia, l'accusa ha sottolineato le incongruenze nelle dichiarazioni di Galoul. Non è chiaro, ad esempio, dove egli avesse chiesto di essere portato da Alice, e il percorso dell'auto risulta strano, non giustificando un semplice passaggio a casa. Il caso di Mohamed Galoul è ricco e complesso. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.